Ciao a tutte ragazze e bentornate sul mio canale. Oggi nuovissimo video della mega collaborazione. Il gruppo di Facebook era stato ideato da Chiara e Pamela, se vi ricordate, e come sempre facciamo una collaborazione mensile. Io naturalmente vi lascio il link sotto delle due amministratrici e di tutte le altre ragazze che partecipano appunto alla collaborazione. Oggi sarà un tag, si chiama YouTube Tag. E allora, intanto mi scuso per la luce perché vedrete il sole che va e viene, ma tanto non vi devo fare vedere prodotti o swatch. E poi mi scuso anche per la mia voce perché sono raffreddata, come potete sentire, sia che parlo col naso, sia che sono senza voce. E quindi mi vedete anche un po' senza trucco, con questi occhi, con le occhiaie, senza il rossetto perché sono sempre lì a soffiare il naso e quindi mi dà fastidio. Allora, per la prima volta sto registrando un tag senza aver letto le domande neanche una volta. Quindi iniziamo subito e vediamo. Allora, intanto le domande sono 11 e iniziamo subito. Allora, domanda numero 1. Cosa pensi di questa piattaforma, ovvero di YouTube? Allora, io penso che sia un, come dire, un mondo bellissimo. Allora, lasciando stare tutte le invidie e tutto quello comunque che ci può essere su YouTube, però è bellissimo perché io mi rendo conto che da una cosina del genere, da una piccola cosa, io sto potendo coltivare la mia passione. Ripeto, mi sto già ripetendo rispetto ad altri video, non ho prospettive di milioni e milioni di iscritti. A me interessa solo condividere con, appunto, anche mi vanno benissimo le pochissime persone che ho che mi commentano, che mi stanno vicino e che mi sostengono sempre. Quindi per me questo è l'importante. Poi, certo, se le persone si iscrivono al mio canale, non è che gli dico no, tu non ti iscrivere, però comunque sia è bello il rapporto che ho con chi mi segue, ecco. Quindi non mi viene la parola, mi viene un trampolino di lancio, ma non è un trampolino di lancio, comunque è un mondo, diciamo così, dove io posso esprimere i miei pensieri, la mia passione, le mie passioni, tutto qui. Domanda numero 2. Cosa pensi delle YouTubers che sono diventate famose con più iscritti e visualizzazioni grazie a sua volta altre YouTubers famose? Allora, ce ne sono tantissime, è vero, però ma diciamo che alla fine posso dire, guarda, hanno fatto bene, nel senso, se la loro amicizia era vera e pura e non era legata solo al fatto di farsi vedere con loro per visualizzazioni, allora ok. Se invece fosse stato il contrario, beh, mi dispiace per loro, non per altro. Cioè, mi dispiace per loro, ecco. Domanda numero 3, dimmi tre nomi di YouTubers famose che segui e perché. Allora, ultimamente proprio famosissime non le sto seguendo, però se ne devo dire solo 3, così d'impatto, le seguo magari molto anche su Instagram, mi viene in mente Clio, naturalmente, Clio Makeup, Giuliana, Makeup Delight e Carlotta, Cheryl Pandemonium. Queste sono le 3 che mi vengono così a primo acchito, proprio direi le mie tre preferite. Però forse se faccio bene altri conti ce ne sono anche altre. Sto parlando proprio di famosissime. Domanda numero 4. Cosa pensi delle YouTubers che comprano i loro iscritti, visualizzazioni e like? Allora, di questo ne ho già parlato un pochino anche in altri video, comunque nel video precedente. E niente, io penso solo che non sia giusto. Anche perché alla fine, che senso ha comprarti gli iscritti, comprarti le visualizzazioni, comprarti like, quando poi sotto i tuoi video hai solo due o tre commenti? Quindi non ha senso. Io preferisco avere un bellissimo rapporto con le persone che mi iscrivono, quindi con cui io scambio veramente dei pareri e delle opinioni, e non avere numeri tanto per avere numeri. Quindi io non lo farei, però capisco che forse sono tra le poche. No. Oddio, forse sono poche quelle che se li comprano e che se li comprino pure. Domanda numero 5. Una YouTuber che ti sta antipatica. Oddio, antipatica. Una YouTuber che mi sta antipatica. Ecco, questa me la dovevo preparare prima. Non mi viene una che mi sta antipatica. Una che mi sta antipatica. Oddio, non mi sta venendo. Niente, metterò, non lo so, non mi viene, una che mi sta antipatica. Mamma, un vuoto, non mi sta venendo, vabbè, ve lo dico dopo, ve lo scrivo se mi viene nel frattempo.
Cosa pensi dei titoli raccatta visualizzazioni iscritti? Allora, anche qui dico alla fine, allora, raccatta visualizzazioni sì, iscritti non lo so perché se io vedo un titolo che io posso fraintendere o qualcosa del genere lo vado a vedere, però è difficile che mi vado ad iscrivere. Però forse a quanto pare ci sono persone che si iscrivono anche a questo. Quindi niente, penso che ogni tanto fanno pure bene, ogni tanto si possono scrivere, certo quando lo scrivi sempre, o scrivi quei vlog col a doppio senso, con titoli a doppio senso, quello un po' così così. Però in genere ogni tanto ci fa pure bene fare il titolo carino, sfizioso e non la classica, la solita solfa, ecco. Scusate, io penso che abbiamo un audio bruttissimo questo video. Domanda numero 7, quali aspettative hai tra un anno per il tuo canale? Allora, io in un anno sono arrivata a 500 iscritti, io spero, adesso tra un poco, fra qualche mese rifarò 2 anni, praticamente rifarò il compleanno, fra virgolette, di YouTube, quindi spero, non lo so, intanto da questo compleanno di arrivare a 1000 e magari per l'altro a 2000, cioè no, in un anno no. Ho fatto 500 il primo anno, 500 il secondo, quindi 1500 tra un anno, ecco, diciamo così. Domanda numero 8, cosa pensi delle bambine che girano video su YouTube? Ecco, queste io non lo farei fare, non lo farei anche se fossi nelle mamme, forse soprattutto nelle mamme, ma non tanto cioè, per i pedofili, queste cose, no. Ma proprio perché secondo me non è giusto, perché anche loro comunque sia, non sanno, cioè non lo so, magari le bambine si seguono fra bambine, a me non andrebbe mai di seguire una bambina, ma perché non voglio fare quella superiore, ma cosa ho da imparare o da vedere da una bambina? Quindi no, io non sono completamente d'accordo, per niente d'accordo, solo che vedo i video di queste bambine che hanno milioni e milioni di visualizzazioni, ora non capisco se comprate o no, però boh, non me lo spiego. Domanda numero 9, cosa vorresti dire alle YouTubers più famose che ricevono prodotti make-up da aziende prestigiose, non degnandosi nemmeno di provarli, ma anzi li fanno scadere così poi da buttarli nell'immondizia? Allora, non so, veramente io mi rivolgerei più alle aziende e non alle YouTuber famose, perché le YouTuber famose, oddio, devo dire che ce ne sono molte che fanno anche giveaway di questi prodotti, quindi magari li regalano. O indipendentemente io penso che qualcuno li regali anche a delle amiche e non li riesca ad usare, buttarli nell'immondizia, non so fino a che punto. Però mi rivolgerei più alle aziende, perché alla fine sono loro che glieli mandano, giustamente loro non è che possono dire no, non mandarmeli, non mandarmene tante. Quindi io credo che forse dovremmo parlare più con l'azienda e dovremmo dire, anziché 10 alle YouTubers famose, perché non uno anche a quelle più piccole? Non dico io, ripeto che non ho neanche 1000 iscritti, però già pure chi ne ha 3000, 6000, magari possono provare anche loro qualcosa del genere, soprattutto per avere dei pareri diversi, non degli stessi prodotti dalla stessa persona. Domanda numero 10, come reagisci ad un commento negativo? Io finora fortunatamente non ho mai ricevuto commenti negativi, quindi non lo so come potrei reagire, però sicuramente spero in un commento negativo sotto forma di critica, quindi spero bene, però appunto non lo so, mi dovrei trovare nella situazione. Ora, tutti i commenti negativi sotto questo video, scusate. Domanda numero 11, tagga tre canali. Allora, io taggo Anna Staiti, Makeup per Passione Channel e il Beauty di Debbie. Niente ragazze, io spero che questo video vi sia piaciuto. Ripeto, andate a cliccare sotto sui link di tutte le altre ragazze, io non vedo l'ora di vedere anche le loro risposte. E ringrazio ancora Chiara e Pamela per questa collaborazione. Scusate per la voce, vi mando un bacio grande e noi come sempre si faccio, ci vediamo al prossimo video. Ciao!